In Francia molte stazioni di servizio stanno finendo il carburante a causa di uno sciopero dei dipendenti di Total Energies che blocca le forniture. L'agitazione colpisce soprattutto il nord della Francia, da qui le tante file all'ingresso delle pompe. Ero in riserva, come tanti, cerchiamo di aspettare il più possibile. Purtroppo a un certo punto dobbiamo fare la fila. È un'ora che aspetto la benzina, spiega un automobilista. In alcuni dipartimenti si garantisce la priorità del rifornimento a certe categorie professionali che non possono prescindere dalla mobilità col proprio mezzo, prioritario soprattutto il personale infermieristico. La cosa sta facendo dimenticare il costo dei carburanti. Sono impressionanti le code che si sono formate, è lo stesso ovunque. Abbiamo scaricato tutti una piccola applicazione per cercare di trovare una stazione aperta e rifornita, ma alla fine guardi, non importa il prezzo, se hai bisogno del diesel lo fai. Circa il 15% delle stazioni di rifornimento francesi è interessata dalla mancanza di carburanti. In questo contesto il governo potrebbe attingere agli stock strategici. Domenica eccezionalmente potranno circolare le autocisterne per risolvere la penuria. I sindacati di Total Energies chiedono aumenti salariali per far fronte all'inflazione.